Ragazzi, faccio questo breve video solamente per dirvi che la recensione uscirà domani alle 14, perché comunque ho visto che il lunedì la vedete molto più spesso e infatti in totale, in tutta la domenica, circa fa 15 visualizzazioni, ma arrivato lunedì arriva quasi sempre a 50-60 visualizzazioni, quindi la caricherò almeno per questa volta il lunedì. Se andrà bene, la caricherò tutti i lunedì alle 14. Però, come ovviamente avete letto dal titolo, voglio parlare, voglio sapere veramente cosa ne pensate voi della nuova trasformazione di Vegeta. Secondo me è un Super Saiyan Blue 2, Super Saiyan Blue di secondo livello, perché diciamo che, come vedete qui, ha gli occhi molto molto simili all'ultra istinto. Infatti non ce l'ha monocromatici, cioè tutti di un colore come in ogni trasformazione del Super Saiyan, ma ha proprio queste sfumature che noi vediamo nell'ultra istinto. Inoltre potrebbe essere anche, diciamo, una via di mezzo tra l'ultra istinto e il Super Saiyan Blue. Però vedere una trasformazione intera, nuova di Vegeta come una trasformazione, diciamo, a metà, secondo me non gli renderebbe molto giustizia, perché comunque Toriyama ci tiene a Vegeta, ci tiene al personaggio, quindi dare, diciamo, un'abilità di Goku smezzata, e secondo me non è proprio una fusione tra il Super Saiyan Blue e l'Ultra Istinto, perché diciamo prenderemo il potere di Goku e lo abbasseremo di moltissimo per aggiungerlo al Super Saiyan Blue. Diciamo che Vegeta sarebbe uno scarto del vero potere di Goku. Quindi, secondo me, per caratterizzare bene questo personaggio che Toriyama ama, e soprattutto in questo torneo dovrebbe far qualcosa di decente, secondo me gli ha proprio preservato una nuova trasformazione, che poi magari raggiungerà anche Goku, ma non lo sappiamo. Secondo me questa trasformazione è proprio il Super Saiyan Blue di secondo livello, o diciamo Super Saiyan Blue finale, ma di secondo livello, secondo me suona meglio. Una trasformazione esclusiva di Vegeta e ci farà vedere veramente delle belle cose, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video domani con la recensione alle 14. Come ho scritto nel titolo, parliamone, ragazzi, scrivete nei commenti tutto quello che avete da dire su questa trasformazione. Poi farò un video sulle migliori teorie che creerete, metterò ovviamente il vostro commento in quel video e parlerò e comunque dirò cosa ne penso delle teorie che mi sono più piaciute, che scriverete sotto qui nei commenti. Dal vostro Valerio è tutto, ciao!